Grande fratello. Shaila e Lorenzo spaventati all'idea di ritornare in Italia. Ho una gran paura. Ciao a tutti e grazie per essere tornati nel canale. Scriviti al canale per restare sempre aggiornato. Ho una gran paura. Ha confermato Shaila. Nella puntata di lunedì 28 del Grande Fratello, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato faranno ritorno nella casa più spiata d'Italia. Attualmente si trovano ospiti di quella più spiata della Spagna. I due concorrenti, infatti, sono stati eletti i preferiti del televoto e si sono così guadagnati un'esperienza dalla durata di una settimana tra le mura del Gran Hermano spagnolo. Tuttavia, mentre loro sembrano intenti a ritagliarsi la propria intimità, in Italia si sprecano le considerazioni che questa dinamica ha sollevato. Quasi tutti gli inquilini si sono detti delusi, o, quantomeno, increduli, della gestione della situazione da parte di Shaila. Shaila, dopo ripetuti e improvvisi tentennamenti, non aveva aggiornato nessuno dei suoi compagni sull'evoluzione del proprio rapporto con Javier. E, proprio nel momento in cui tutto è venuto a galla, è dovuta volare in Spagna. Per queste ragioni Shaila si definisce molto spaventata all'idea di dover tornare a integrarsi nel proprio gruppo, perché timorosa dei severi giudizi che la attendono. Ho una gran paura di rientrare nella casa italiana. Sono un po' più scomoda per gli altri. Quello che proviamo dentro lo sappiamo solo noi, per quanto uno possa parlare, possa giudicare. Io non posso convincere nessuno di quello che ho vissuto, posso soltanto spiegare. Chi vuole crederci, è libero di farlo. Chi non lo vuole fare, non è un problema mio sinceramente. Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Shaila, inoltre, ha spiegato meglio cosa prova attualmente nei confronti di Lorenzo. Quando ti piace veramente una persona, delle cose non le puoi controllare. C'è un'attrazione. Il mio corpo chiama. Ti dico solo una cosa, che io questo, indica le loro mani intrecciate. Di solito lo detesto. È una calamita, le ha fatto eco Spolverato. È arrivato il momento, forse il più sacro, dove possiamo goderci l'un l'altro. Però mi chiedo, quanto mi mancherà tutto quel contatto che avevamo in questa casa? Ha aggiunto, augurandosi che il ritorno alla loro quotidianità non segni l'interruzione delle loro tenere abitudini. E tu, cosa ne pensi? Scrivilo nei commenti. Iscriviti al canale per restare sempre aggiornato.